vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Bagosando, nel 1945 è finita la Seconda Guerra Mondiale. In quell'occasione l'Italia ha dovuto iniziare una drammatica ricostruzione dopo appunto la tragedia della guerra. Io ricordo ancora mia madre e mio padre che mi raccontavano di una povertà incredibile dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un clima pazzesco fatto di baracche, di fame, di povertà, di sopravvivenza, in un'ottica in cui tutti si sono rimboccati le maniche per riportare il paese ai fasti, diciamo, che meritava. Infatti quella è stata la fase della Costituzione, ma non c'è stata solo la Costituzione, c'è stata appunto anche tanta povertà e tanta voglia di ricostruire. Veniamo ai giorni nostri, non prima di aver ricordato che in quella fase il governo del nostro paese fu affidato a De Gasperi e poi a Fanfani e poi a Moro e poi ad Andreotti e poi a Craxi, e qui mi fermo. Di chi è la colpa se ci troviamo con pochi letti in terapia intensiva? Di chi è la colpa se ci troviamo con pochi letti in terapia intensiva? Sicuramente per esempio dell'evasione fiscale, tutti i soldi sottratti ai servizi pubblici. E quando succede una cosa di questo genere ci accorgiamo di quanto sono importanti i servizi pubblici. Ma forse anche una spesa pubblica, vogliamo chiamarla poco accorta, per cui noi nelle classifiche mondiali ci ritroviamo ad avere pochi letti rispetto, no, ad altri paesi nei quali invece i letti di terapia intensiva sono in numero molto superiore al nostro. E se adesso avessimo letti avremmo tanti problemi in meno sicuramente. Vi ricordate gli auguri di buon 2020 all'inizio di quest'anno, che anzi alla fine di quello precedente, ho fatto gli auguri a tutti voi. E ho fatto gli auguri, diciamo, nell'imminenza dell'inizio di un anno bisestile, il che non è del tutto scontato. Guardate, guardate che cosa dicevo. Bagosando, tutti i cittadini hanno il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Siamo in vista del 2020 e quali migliori parole se non queste della Costituzione per eliminare qualunque idea di salvatore della patria, salvatrice della patria. C'è una sola cosa che salva la patria, una classe dirigente all'altezza, fatta di professionisti capaci, ma anche di operai impegnati, di artigiani altrettanto capaci. Per quella classe dirigente c'è posto anche per te. C'è posto per tutti quelli che vogliono migliorare il nostro paese. Bagosando. Il virus è solo l'inizio della guerra, temo. Povertà e disagio sociale, esattamente come dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siamo chiamati a ricostruire. Servirà una ricostruzione da affidare ad una classe dirigente preparata e competente. Anche di saggi con i capelli bianchi. Siete pronti? E state parati? Bagosando. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita